Oggi è il grande giorno delle frecce tricolori ad Alghero dopo l'assaggio di ieri. Nel pomeriggio le evoluzioni sopra il lungomare sui bastioni Cristoforo Colombo. Successo per lo stand della Regione Sardegna al Salone del Libro di Torino. Tanti libri proposti dagli editori presenti, alcuni indipendenti e altri aderenti all'Associazione Editori Sardi. Nella pagina sportiva la festa dell'Audax per la promozione in prima. La squadra di calcio a 5 cerca la salvezza in C2. Spazio anche al basket con un'intervista al coach Pepe Mulas e al tennis con la presentazione della squadra algherese di B2. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di Catalan TV. Apriamo il TG parlando del grande appuntamento del programma oggi ad Alghero, l'Air Show con le frecce tricolori che già ieri hanno disegnato sul cielo della Riviera del Corallo il tricolore in occasione delle prove generali. Dopo le prove di ieri pomeriggio, oggi è il grande giorno, lo spettacolo delle frecce tricolori arriva ad Alghero, che da anni attendeva di poter assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale. L'appuntamento è per le 16.45 circa sui bastioni Marco Polo e Cristoforo Colombo. Prima toccherà i velivoli di addestramento dell'aeronautica militare, gli S-208 del 60° stormo di Guidonia, gli MB-339 e T-346A del 61° stormo di Lecce. Quindi la scena sarà tutta per i 9 piloti più il solista della pattuglia acrobatica nazionale, che disegneranno con i fumi bianchi, rossi e verdi il tricolore sul cielo di Alghero. L'esibizione, che durerà circa mezz'ora, dovrebbe iniziare con l'inno di Mameli e concludersi con le note di Nessun Dorma, celebre brano interpretato da Luciano Pavarotti. Uno spettacolo che le frecce tricolori portano in tutta Italia, stendendo il tricolore più lungo del mondo. La PAN è considerata una delle migliori pattugliere acrobatiche a livello internazionale, più volte premiata quale migliore del mondo, quella più capace di rinnovare costantemente il repertorio delle figure disegnate in cielo, che sono diventate sempre più complesse e affascinanti. Dopo 2 anni caratterizzati dalla pandemia e diverse manifestazioni saltate, in questo 2022 le frecce sono tornate a esibirsi per la gioia di appassionati, grandi e piccoli. Anche ad Alghero, quest'oggi, tutti pronti con il naso all'insù per uno spettacolo che si preannuncia unico. Air Show di questo pomeriggio, che è sicuramente l'evento clou del 21° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, che si concluderà domani. Questa mattina intanto sono state deposte delle corone al monumento in piazza Portaterra con il sindaco Mario Conoci e il presidente dell'associazione, il generale Giulio Mainini. C'erano anche il presidente del consiglio regionale Michele Pais e l'amministratore straordinario della provincia Pietrino Fois. A seguire il corteo si è spostato in piazza Sventramento per omaggiare le vittime del bombardamento del maggio 1943. Questa sera alle 19, dopo l'esibizione delle frecce, ci sarà il Qualtè, il concerto della banda dell'aeronautica militare, mentre domani, a conclusione di tutto, ci sarà un grande corteo dei radunisti che partirà dal piazzale della Pace sino ad arrivare in piazza Sulis. Roberto Fadda e Federica Carcangio si sono ritrovati per la seconda volta coinvolti in un gravissimo atto criminoso, così scrive Emanuele Monti sulla piattaforma GoFundMe, dove ha fatto partire una raccolta fondi a supporto di Ecoopera, società di Alghero che si occupa del recupero di rottami ferrosi e metalli, ancora vittima di un incendio. La prima volta, racconta, nel 2019 il colpevole fu trovato, ma niente fu risarcito ai due giovani che si dovettero rimboccare le maniche e lavorare sodo per pagare un mezzo mai utilizzato. Il 13 maggio 2022, scrive, un nuovo affronto: non solo è stato incendiato all'interno del loro capannone un nuovo mezzo che avevano utilizzato solo 2 volte, ma anche tutta la strumentazione necessaria per l'attività, come computer, stampante, sedie, condizionatore e altro. In attesa che le forze dell'ordine portino a compimento le indagini, spiega Emanuele, vogliamo dare il nostro contributo e per dimostrare quanto Alghero sia stanca di leggere queste notizie sui giornali e di come la collettività voglia aiutare dei grandi lavoratori a rialzarsi più forti di prima. Questa raccolta, conclude, potrà aiutare la coppia a riacquistare nell'immediato le prime cose necessarie per riprendere l'attività lavorativa. La raccolta, già arrivata a 1000 euro, è sul sito di GoFundMe ed è intitolata Aiutiamo Ecoopera a rialzarsi.
Dopo 2 anni di assenza forzata a causa della pandemia da Covid, la regione Sardegna ritorna con uno stand istituzionale alla 34esima edizione del Salone del Libro di Torino, in programma all'Ingotto fino a domani, col tema Cuori selvaggi, che negli intendimenti degli organizzatori vuole rispondere alle sfide affrontate negli ultimi anni. Una liberazione senza confini dalle costrizioni generate dalla pandemia, nel segno dello scambio culturale e della pace tra i popoli. La regione Sardegna torna protagonista all'interno dello spazio editoriale più importante d'Italia, lo ha detto il presidente Solinas, che ricorda come a causa della pandemia l'isola non ha potuto essere presente nelle edizioni 2020 e 2021. Pertanto l'edizione 2022 rappresenta un appuntamento fondamentale per la promozione dell'editoria isolana. L'editoria sarda, sottolinea ancora Solinas, si conferma quale motore trainante anche fuori dalla Sardegna di studi e scoperte. Lo stand istituzionale della regione Sardegna, posizionato nel padiglione 2 K28 L27, nei suoi 100 metri quadri, ospita quest'anno, oltre naturalmente alle novità editoriali degli editori sardi, sia quelli indipendenti che associati all'AES, anche la Fondazione Monteprama. Idea quest'ultima in linea con l'estremo interesse e le aspettative generate dalla ripresa degli scavi nel sito del SINIS e che precede la recentissima scoperta di ulteriori importantissimi reperti. In totale trovano spazio in quest'area espositiva regionale ben 31 editori. Ed ora vi proponiamo alcune interviste fatte in occasione del Salone del Libro di Torino. Cominciamo dai due ministri della cultura, Franceschini e Bianchi, per l'istruzione. Il Ministero ci sta aiutando moltissimo con un'archeologia e degli itinerari che dell'archeologia ogni giorno ci restituisce qualcosa di nuovo. Beh, la Sardegna è una meraviglia di patrimonio culturale e naturalistico da valorizzare tutto l'anno, non soltanto il mare d'estate. Abbiamo fatto un grande investimento sui giganti di Monteprama, stiamo investendo su alcuni recuperi di siti archeologici, insomma, si crea saranno anni entusiasmanti. Allora, quali le attese per questo salone? Beh, tante, le attese sono tantissime. Primo, siamo tornati tutti insieme a maggio, che è il suo momento. E poi c'è una grande voglia di leggere, c'è una grande voglia di scrivere, c'è una grande voglia di raccontarsi. E quando ci raccontiamo, scopriamo che il nostro paese è meglio di come noi stessi ce lo raffiguriamo. E quindi credo che sia veramente un momento importantissimo per tutti. Guardi, guardi quanto entusiasmo c'è in giro, scusi. Guardi quanto entusiasmo c'è in giro. La Sardegna viene da protagonista con degli stand a più di 2000 titoli. Sì. Ma devo dire che non solo la Sardegna, ma io ho trovato, come dicevo prima, in tutto il paese una grandissima voglia di ritornare a raccontarsi e a ragionare insieme. Proprio il piacere del narrare. Credo che sia importantissimo questo. Dobbiamo imparare a narrarci. Dobbiamo imparare a narrarci e anche a narrare tante cose belle che abbiamo fatto in questo periodo difficilissimo. Pensate, ad esempio, l'ha detto il Presidente del Consiglio oggi, con quanto amore abbiamo accolto i ragazzi ucraini in Italia e ce l'abbiamo fatta. Ed ora microfoni a Simonetta Castia, presidente AES, cioè Associazione Editori Sardi. L'Associazione Editori Sardi è, come abbiamo detto, la rete locale di categoria legata al mondo del libro più longeva in Italia. Esistiamo dall'86, partecipiamo al Salone del Libro dal 1988, cioè dalla sua prima edizione. Lo abbiamo sostenuto anche nei momenti di difficoltà, quando ci fu, insomma, anni fa il tentato Schippo, si dice, da parte di Milano, che voleva esportare il format anche in altre situazioni. E non sempre, diciamo, questa aspettativa di partecipazione professionale, di promozione vera e di commercializzazione, quindi fatta in autogestione dagli editori, viene recepita e viene compresa. In questo momento la Regione ha più l'aspettativa di una promozione istituzionale che può aver senso per situazioni dove effettivamente non ci sono leggi di settore che promuovono questa filiera, ma noi abbiamo una legge che in realtà dovrebbe aiutare i piccoli editori a farsi conoscere e a esportare il proprio catalogo col sostegno della regione, perché uno dei problemi chiaramente delle piccole e piccolissime case editrici è l'impossibilità a sostenere
i costi di partecipazione che sono sempre più elevati a Torino, quindi considerato anche che c'è una comunità di lettori molto forte di sardi in Piemonte che aspetta questo appuntamento ogni anno. Diciamo che la partecipazione congiunta avrebbe maggior senso da questo punto di vista, perché oggi in questa edizione i visitatori saranno sicuramente un po' disorientati, perché troveranno uno stand istituzionale a circa 100 metri da noi più o meno, il nostro stand, due programmi paralleli e il catalogo però concentrato fondamentalmente soltanto in questo spazio. Quindi ci vorrebbe sicuramente un maggior coordinamento al di là delle aspettative, insomma, dell'istituzione e degli editori. Contiamo nel dialogo. Chiudiamo la prima parte con l'ultimo bollettino Covid, una vittima e 1079 i nuovi casi di positività registrati, di cui 935 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale fra molecolari antigenici 6.357 tamponi, per un tasso di positività del 16,9%. Ancora in calo i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 2 e in meno in totale, che è sceso a 8, mentre i ricoverati in area medica sono 198, 15 in meno. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono infine 21.948. Ci fermiamo, ora c'è la pubblicità, a tra poco. Ritorniamo in studio, biodiversità, conoscere il nostro capitale vegetale, questa la denominazione dell'iniziativa a cui partecipa anche il Parco Naturale Regionale di Porto Conte in partenariato con la SBIS, Società Botanica Italiana Sezione Sarda, e con l'Università di Sassari. Domani sarà la Giornata Mondiale della Biodiversità, evento condotto su tutto il territorio nazionale per tornare ad osservare le piante sul campo e condividere appunto i saperi botanici. In questa occasione Casa Gioiosa propone un corso che si articolerà con una prima giornata di attività teorica in modalità remota, che si è tenuta il 20 maggio, curata dal gruppo di lavoro di floristica sistematica ed evoluzione della SBI, e con due giorni di eventi paralleli mirati all'osservazione della flora spontanea del nostro territorio. Grazie alla guida di esperti locali delle sezioni regionali sarà possibile avvicinarsi alla difficile arte del riconoscimento e determinazione della flora. Per partecipare all'evento è necessario compilare un modulo online. Ed ora apriamo la pagina sportiva del sabato. Ieri sera nel campo di Don Bosco, da sempre la sua casa, si è svolta la festa di fine campionato e quindi della promozione dell'Audax Algherese. Dirigenza, giocatori, simpatizzanti, anche alcuni rappresentanti della politica come il sindaco Mario Conoci e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais hanno voluto essere presenti a questa festa dello sport algherese. C'eravamo anche noi di Catalantv, abbiamo realizzato alcune interviste. Iniziamo con il presidente Gianluca Monaco, poi il sindaco, il presidente Pais e poi mister Gianni Piras. Presidente, una soddisfazione quest'anno, questa promozione, una bellissima partita alla fine, è arrivata con due squadre locali, si è visto tantissimo pubblico ad Olmedo per lo spareggio, cioè per lo spareggio, per la partita che poi alla fine vi ha visto vincitori. Bello, bello per il pubblico che era numeroso, che aveva fame di calcio. È bello perché abbiamo vinto noi. Dopo tanti sacrifici siamo riusciti a salire di categoria e siamo solo contenti, contentissimi. Alla fine è stata una stagione difficile anche per il Covid, questi ultimi due anni come sono stati? Poi arrivare ad una promozione è sicuramente una soddisfazione doppia. Gli ultimi due anni sono stati terribili. Terribili perché si è iniziata la stagione, sospesa, si è ripreso zoppicando, diciamo, con tanti infortuni, tante assenze, poi piano piano la rincorsa ci ha dato i suoi frutti. Siamo riusciti al traguardo che ci siamo messi prefissati all'inizio. Questo gruppo è un bel gruppo, ragazzi giovani, comunque un allenatore che ci teneva, alla fine l'obiettivo è stato raggiunto. Bello, gruppo fantastico. Un allenatore super fantastico, è riuscito a tenere questi ragazzi in una maniera come dei figli, eravamo una famiglia. Adesso vi riposate poi? Poi riposiamo, ci stiamo già muovendo, stiamo cercando di coinvolgere
i nostri big algheresi. Speriamo di riuscire a portarne qualcuno che ci faccia salire questa squadra ancora più in alto. Facce sorridenti anche se stanche, perché ci sono le frecce tricolori ad Alghero, ma oggi non potevate mancare. Sindaco di Alghero e presidente del Consiglio regionale Michele Pais, algherese, a questa festa dell'Audax che è stata promossa, un obiettivo che si sono prefissati e hanno raggiunto. Sì, abbiamo visto anche nello spareggio che c'è stato col Treseli, che è praticamente un derby, quanta voglia di calcio ci sia ad Alghero, quanto entusiasmo. Insomma, Alghero deve tornare anche ad un livello che le compete, lavoriamo per questo. C'è sicuramente bisogno di qualche struttura un po' più adeguata, insieme alla regione stiamo pensando anche a questo, però sicuramente la base fondamentale è l'entusiasmo, lo vediamo anche qui stasera per la festa della promozione della squadra che ha vinto, cioè l'Audax, una squadra storica della nostra città, e quindi siamo contenti. Intanto festeggiamo questa vittoria e poi cerchiamo anche di programmare il dopo. Presidente, lo stesso, io poi vi chiederò anche se avete dei trascorsi calcistici, perché non lo so. No, nel senso che probabilmente qualcosa con gli amici, però assolutamente niente di agonistico, però certamente questa è una bellissima festa dello sport. I ringraziamenti e applausi vanno alla dirigenza, a questi ragazzi che ci hanno creduto sino all'ultimo, arrivando a ottenere la prima categoria, e secondo me ci sono tutte le condizioni per fare anche un salto di categoria alla prossima stagione, puntando alla promozione. Come diceva il sindaco, ad Alghero c'è fame di una squadra di calcio che manca da troppo tempo, e tutti insieme, la cittadinanza, l'amministrazione, la regione, la classe, diciamo, economica è impegnata per ottenere, arrivare a questo obiettivo. Però oggi è la festa dell'Audax, festeggiamo con loro e ci godiamo insieme a loro e insieme alla città questo bellissimo risultato. Mister, è stata una promozione sicuramente sofferta ma felice, finalmente poi nel derby giocato ad Olmedo, tanta gente sugli spalti, che l'ultima partita è stata intanto? È una partita che tutti avremmo voluto evitare probabilmente, perché volevamo chiuderla la domenica precedente, però senza dubbio per le emozioni che ha trasmesso è una partita che ricorderemo penso in tanti, difficilmente insomma ci si scorderà. Sicuramente tanto pubblico sugli spalti, dicevano anche gli altri che abbiamo sentito prima, compresi i rappresentanti delle istituzioni, che Alghero ha fame di calcio. Beh, questo credo che sia il grande successo che abbiamo ottenuto noi con tutte le squadre, soprattutto il Treseliges, che ci hanno conteso il campionato sino alla fine, sino allo spareggio. Penso che entrambe dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto. Che cosa vuole dire ai suoi ragazzi? Beh, gliel'ho già detto, forse li ho abbracciati tutti a uno e quindi credo che un abbraccio forse sia più significativo di tante parole. Bravo mister! Grande mister! Viva lui! Dal calcio al calcio a 5 con l'Audax in campo questo pomeriggio al Palacorbia per l'ultima giornata del campionato di Serie C2. La squadra allenata da Antonio Baldino affronterà il PGS Orfea Arborea. In caso di vittoria festeggerebbe la salvezza diretta, evitando dunque i play-out. Con i 3 punti infatti supererebbe in classifica il Sibiola Serdiana, che ha già concluso la stagione ed è attualmente avanti di 2 lunghezze. Il basket, perché si è chiusa invece la stagione della Coral nella serie di maschile. Abbiamo fatto un bilancio con l'allenatore di questa squadra, Peppe Mulas. Coach, subito una domanda secca, diamo un voto alla stagione della Coral in serie D. Ah, sicuramente un voto positivo, perché è stata una stagione che ha lanciato tantissimi giovani in prima squadra e che ha verificato appunto anche sei giocatori che noi avevamo in roster da anni potevano giocare da protagonisti in Serie D, e abbiamo verificato che la maggior parte di questi lo può fare. Resta l'amaro in bocca un pochettino forse per le tante, troppe assenze che ci sono state soprattutto nell'ultimo periodo. Allora, non tanto le assenze, gli infortuni, considerato che anche gara 3 siamo andati a giocarla senza Francesco Pilas, che è il nostro playmaker titolare, che si è fatto male alla caviglia proprio in gara 2, e questa è stata la cosa che
ci lascia la mano in bocca. Avremmo voluto giocarci il campionato con Bonalume, con Bertolini, sino alla fine con Di Mauro, tutti questi giocatori qua, Emanuele, tutti li avremmo voluti avere alla fine e vedere se con questi giocatori qua le cose sarebbero potute essere diverse. Comunque resta il fatto che si è fatto un lavoro, un grande lavoro in prospettiva. Assolutamente sì, questo è indubbio. Il lavoro sui giovani, hanno esordito tanti ragazzi addirittura del 2006, hanno 15 anni e mezzo, e giocare in prima squadra da protagonisti, alcuni hanno saputo cogliere loro l'occasione, è importante ed è un lavoro fatto per il futuro. La stagione della Coral comunque non è finita perché ci sono altre categorie, altre squadre ancora in campo. Esatto, appunto ci sono gli under 16 e gli under 14 che sono ancora in campo, gli under 16 hanno ancora la possibilità teorica di poter arrivare ai primi e questo è per loro tanta benzina. Chiudiamo con il tennis perché questa mattina nel Tennis Club Alghero c'è stata la presentazione della squadra che domani comincerà l'avventura nel campionato di B2 di tennis maschile, una formazione che può contare su giocatori esperti ma che ha voluto anche inserire elementi del vivaio. Abbiamo colto l'occasione per intervistare il capitano giocatore Gino Asara e tre tennisti, Marco Mosciatti, Cristiano Monte e Michele Fois. Domani inizia il vostro campionato, che campionato sarà e soprattutto che squadra è la sua? È una squadra composta abbiamo due giocatori stranieri, tedeschi, che sono giocatori di livello mondiale, livello ATP, e abbiamo a disposizione anche Romano Marco Mosciatti, che comunque è già presente ad Alghero da 2 anni. Poi abbiamo i vivai Cristiano Monte e Michele Fois, più Nicolò Serra e Alessandro Concu, che sono comunque ragazzi della scuola, che sono appunto i vivai della scuola tennis. Che campionato sarà? Il campionato è abbastanza equilibrato perché la lista delle squadre mostra comunque giocatori di alto livello e poi comunque dipenderà anche dagli schieramenti e ci saranno diciamo delle strategie all'interno degli incontri che comunque faranno la differenza per comunque prendere delle posizioni importanti all'interno del campionato, che onestamente è molto equilibrato, quindi dare un obiettivo così è anche difficile. Dunque la squadra del Tennis Club Alghero però è pronta a questa sfida? Certo, prontissima, i ragazzi sono pronti, ci stiamo allenando già da un po' di tempo, poi abbiamo il sostegno dei ragazzi, anche dei ragazzi due tedeschi che sono a disposizione, che conosciamo, che hanno mostrato un buon livello nella loro attività anche ATP e poi abbiamo Marco che comunque è un ragazzo che anche soprattutto ragazzo in gamba e tutto, che darà un sostegno anche ai nostri giovani per far andare la squadra nella maniera migliore possibile. Inizia un altro campionato per il Tennis Club Alghero, rappresenterete la città. Intanto che campionato sarà? È la stessa domanda che ho fatto al vostro capitano. Allora, sarà un campionato veramente complicato, giochiamo con tutte squadre di amici e di giocatori molto bravi sia di Roma che della stessa Sardegna, e io sono molto fiducioso soprattutto per i nuovi innesti stranieri, che sono due giocatori sicuramente molto competitivi, e quindi speriamo di fare bene insomma. Cristiano, il Tennis Club Alghero quindi vuole accettare la sfida e anche cercare di arrivare in alto in questo campionato che, come ha detto Marco, però si presenta comunque non tanto semplice. Come arrivate? Con che preparazione? Certo, il campionato, come ha detto Marco, è difficile, anche se è campionato di B2 rispetto allo scorso anno che eravamo in B1. Il girone comunque abbiamo visto che è un girone difficile, però ci siamo preparati bene, ci siamo allenati, poi con i due giocatori anche a disposizione speriamo di far bene e di fare un buon campionato. Che squadra sarà? La nostra squadra, rispetto alle altre, noi giocheremo anche con due vivai, nonostante in B2 ne basti uno, quindi comunque è una cosa che secondo me ci fa anche onore, giocare con due vivai del circolo. E la squadra, secondo me, siamo forti, dobbiamo riuscire a esprimerci al meglio e cercare di fare risultati. E il tennis chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Ora il meteo, grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti voi.